Buongiorno e benvenuti al nostro consueto appuntamento con le Breaking News. Anche Arezzo ha partecipato con grande trasporto e calore alla vittoria dell'Italia nella semifinale dell'Europeo contro la Spagna. Sono stati infatti molti gli aretini che al termine della partita, dopo i calci di rigore, sono scesi per strada per festeggiare questa vittoria. E adesso, con grande apprensione e trepidazione, se vogliamo, si aspetta la partita di domenica prossima, la finale. Sapremo presto con chi. Andamento dei contagi. Il numero di nuovi casi positivi nell'ASL Toscana Sud-Est è di 17, di cui 4 nella provincia di Arezzo. 499 sono i tamponi effettuati, le persone positive in carico sono 115, ci sono 5 guarigioni e nessun decesso, 2 le persone ricoverate, 677.192 i vaccini complessivamente finora effettuati. Questo è un po' l'andamento generale della campagna di vaccinazione. E per quanto riguarda il calcio di casa nostra, l'Arezzo ha ufficializzato lo staff tecnico in vista della prossima stagione. Rimane alta la guardia per l'eventuale riammissione in Serie C e nei prossimi giorni ne potremo sapere qualcosa di più. Per quanto riguarda i nuovi professionisti che asseconderanno Mariotti il prossimo campionato, sono tutti professionisti già conosciuti, molti dei quali hanno militato anche in formazioni di categorie superiori. Queste erano le nostre breaking news.